Amici miei, salve, benvenuti in questo nuovo video. Io, l'avvocato e il stando subito qua seduto che stavo fatti su al computer, vi salutiamo. Allora, mi è arrivato un nuovo pacchettino da Temu. Tutta roba comprata, l'ho comprata io, quindi insomma, dovevo prendere delle cose. Per la casa, sempre per la casa, perché sto dicendo che so fare tante spesucce in questo periodo. Voi mi direte quanti miliardi sei a spendere? In realtà, dato che sto facendo un po' su Temu, un po' su Shein, un po' cose così, non sto spendendo proprio cose spropositi, perché se ho deciso di comprare su questi siti, anche per il fatto che sono andata nei negozietti fisici, tipo negozietti cinesi o comunque negozietti per la casa. Come potete vedere, ho acquistato tante altre cosine che magari qua non trovavo, però hanno degli articoli comunque a dei prezzi competitivi. Io vi cre credetemi, nei negozietti cinesi qua in zona, io sto trovando dei prezzi anche più alti dei negozietti italiani, cioè è una cosa, ok? Allora ho detto, mo faccio un bel haul, nel senso di Temu, scusate, e provo, vi faccio vedere le cose che ho preso. Come prima cosa, adesso mi deve arrivare un altro pacco di Shein, poi vi farò un altro haul. Questo periodo è lo sapete, ogni volta che noi cambiamo casa partono questi video haul con tutte le cosine che ci possono servire, perché io cerco di riportarmi sempre dietro tutto, però mi pare che ogni casa abbia le sue necessità e quindi ovviamente io mi ritrovo che devo comprare cose, compro cose. Allora, tutto questo ordine mi è venuto una quarantina di euro in tutto. Ovviamente ci sono tanti sconti su Temu, per cui insomma mi è convenuto. Allora, prima cosa che vi faccio vedere è questo tappetino. L'ho preso, allora non è proprio abbinato, però io sto cercando di, cioè mi piace il verde, mi piacciono i girasoli. Quindi di abbinare qualcosina nella cucina, così. E quindi, se vi ricordate, io avevo preso sempre nel vecchio video, quello Temu, dove mi mandarono la collaborazione, avevo preso il tappeto, quello là della cucina, con i girasoli. Mi è piaciuto, infatti ne ho preso anche un altro, seguendo il mio stesso link che c'è sotto a quel video, perché seguendo quel link vi costa 1 euro praticamente, quindi vi conviene. Io vi rimando a non a guardare il video, però se vi interessa, lì sotto ci sono dei link che potete cliccare per a riacquistare le cose che io avevo acquistato, che mi avevano mandato in quel video, per cui ci andate a risparmiare. Allora, detto ciò, questo qui è un tappeto, mi pare di averlo pagato sui 3-4 euro e io lo voglio mettere appena si entra in cucina, perché già ho quello, diciamo, esterno, quello doppio. Questo qua lo voglio mettere, insomma, quando uno apre la porta e si trova, welcome. Detto ciò, è uno. Poi ho trovato queste che sono stupende, ragazzi, troppo belle. Queste le devo appendere, infatti ho mandato a prendere sempre su Temu e mi è arrivato già quell'ordine, ma non ve le ho fatte vedere le cose perché erano tutti accessorietti, cose per il computer, era inutile farvi vedere quelle cose là. Ho preso questo set bellissimo, sempre con i girasoli, che appenderò là perché mi serve ovviamente per evitare di ustionarmi, perché non avevo presine. Allora, in questa casa, ecco perché io poi sto comprando tante cose rispetto alle case transitorie che trovavamo prima. I padroni di casa di solito, quando fitti una casa per un breve periodo, tendono a farti trovare all'interno già una parte di accessori. Quindi lì le presine le avevo, la signora mi aveva lasciato varie cose, avevo anche delle pentole che poi io in realtà non utilizzavo perché mi portavo le mie, anche per una questione igienica, però avevo già tanti accessori, tante cose io le ritrovavo già là, perché una casa d'uso transitorio molte volte te la fanno comunque trovare come se fosse una casa vacanza, tra virgolette, no? Mentre la casa che tu affitti annuale, nel senso con un contratto per più anni, è una casa normale che già è tanto se ci trovi i mobili dentro. Ecco,
Per cui tutte queste cose io non le avevo proprio, perché di là potevo utilizzare quelle che avevo e di qua così, e quindi allora, stupendi, secondo me sono bellissime. Sono belle, sanno subito, guarda. Sì. Da manca una soddisfazione, sanno subito. Sono belle, sanno subito, Stupendi, entusiasmo. stupendi. Meravigliosi. Ok, adesso sì. Ecco. Poi ho mandato a prendere sta cosa che secondo me ho toppato, però vabbè, va bene lo stesso. Allora, avevo bisogno di una copertura per il tavolo fuori, però perché quella là che ho adesso non mi piace molto. Ci volevo giusto una cosa che coprisse un attimino, perché poi comunque noi quando andiamo a mangiare ci mettiamo la tovaglia, quindi solo per evitare che si rovini il legno del tavolo che c'è fuori. E ho trovato questa qui, che dovrebbe essere una di quelle tovagliette usa e getta. Infatti costava pochissimo, costava manco 1 euro, che però secondo me, messa là sopra, perché praticamente di, come posso dire, dei tavoli, di solito si usano per le feste questi qua, no? Però dato che io comunque là ci ho comprato i cosini per fermare, in vista del fatto che poi io giù ho un sacco di queste qua più doppie di plastica. Questa che mi ha dato la signora, sì, che è carina, però non è che mi piacesse tantissimo. Allora ho pensato di prenderne una così, che è molto carina, e fermarla. Questa qua è una specie di plastichina, avete capito? Però dato che noi sta parte fuori la teniamo coperta, non si rovina, è soltanto per coprire il tavolo, perché se ci vado a studiare o comunque molto spesso sto cercando tanto di sfruttare lo spazio fuori, perché mo è estate, lo sfrutto. Poi dopo se ne parla aprile-maggio, per cui ho deciso di prendere una cosa così molto molto semplice, e mantenerla con metterci quei cosini per mantenerla, ovviamente quei girasoli. Vediamo se ci sta bene, se non ci sta bene. E detto ciò, ho preso quest'altra cosa che era molto molto carina, ma adesso nella loro descrizione, loro questa cosa qua la mandavano con un cosino da poter mettere tipo a terra. Vi faccio capire il senso di questa cosa. Vedete questo? Allora, questo qua volevo metterlo nel giardinetto. Bah, c'è cioè un bada alzando subito. Io ho visto queste cose su, cioè che erano troppo carine, perché ho messo articoli da giardino. Articoli da giardino, a parte tutte le lampade, lampadine e tutte le cose varie, mi è uscito questo qua. E allora, questo, cioè, raga, vi prego, non, ditemi che è stupendo. È meraviglioso. Amore. Amore, non puoi dire che non è bellissimo. Allora, l'avevo pensato di metterlo tipo con un paletto nel giardino, insomma, che così quando uno viene lo vede ed è carinissimo. Però ovviamente vedete che qua c'ha tipo una cosa dove si dovrebbe infilare, cioè in qualche maniera sto coso si dovrebbe mantenere da qualche parte. Io adesso o ci metto io un filo di corda e lo attacco, e si può fare anche così, però lì lo vedevo tipo con un paletto, no, non lo so, non me lo chiedete, comunque in qualche modo io sto coso lo devo mettere. Non so dove, non so quando, ma verrà utilizzato. Poi ho preso queste lampade, vi faccio vedere, che voglio sfruttare. Allora, ho mandato a prendere queste qua da Timu, che erano più carine e avevano un prezzo, insomma, imitante. Mi pare che ognuna di queste tipo 2,50 euro. Poi su Shein a 1,50 euro, addirittura di meno, ho mandato a prendere quelle là più piccoline. Queste due qua le ho pensate qua davanti, tipo, non ve lo so spiegare. Comunque poi quando vi vedrete, magari che faccio video haul, cioè video haul, sì, il video giro della casa, riuscirete a capire a cosa mi riferisco, perché ho un pochino piccolo piccolo giardinetto qua davanti e volevo mettere questi due in corrispondenza della finestra, così quando guardo fuori non è tutto buio, perché noi abbiamo la luce che si accende, ma è la luce quella normale.
volevo mettere qualcosina di sera che si vedesse. Ho preso queste qua. Dice: Roma, tu ma quando parli? Vabbè, lo so, ma sono consapevole che sono loro io. Allora, sono quelle. Dica. Povero Cristo che sta con te, dici tu. Chissà chi è. Scusatemi, io purtroppo devo. Eccomi. Allora, è così, è una lampadina che all'interno c'ha sto cosino qua, e poi si dovrebbe in qualche modo, non so come, illuminare. Quindi si mette così, 2,50 euro, ha il coso questo qui solare. Di questi qui ne ho presi due e poi voglio vedere come sono. Mi piaceva perché non fanno una grande luce, cioè nel senso sono più per abbellire, però questo qua fa questo effetto, insomma, avendo la lucina qui sotto fa questo effetto tutto bucherellato, vabbè. E poi le vado a mettere, ne ho prese due. Queste cosine così da giardino hanno dei prezzi molto invitanti su questi siti, insomma. Poi vediamo un po' che altro ho preso perché non mi ricordo. Anderson subito sta lavorando al computer e io sto dando molto fastidio. Ha detto no. Allora, ho preso questo che è praticamente super comodo perché io ho la bottiglia. Come tutti quanti, la bottiglia di Nelson del sapone di piatti, no? Tutte le volte piglia la spugna, buttala là così, piglia, magari ti scivola, magari si rompe qualcosa perché va a finire su qualche cosa. State parlando sempre con me, persona che ha munita solo di doppio neurone, doppio neurone che peraltro fa i turni, cioè non è che dice sono tutte e due, si mettono d'accordo e lavorano insieme, fanno le sinapsi, no. Una volta uno e una volta l'altro, quindi non è che posso, hai capito? Allora, pure la spugna, amore, anche la spugna. Comunque, grande livello, devo dire. Allora, questo qua come funziona? Si mette il detersivo qui dentro, la spugna qui sopra e voi premete, fa che voi premete, va a tirare come si dice, il detersivo, ok? No, ma è stupenda sta cosa. Compreso lo stupidaggine, stupidaggine. No, invece questa cosa qua è una cosa grandissima. A parte che non si spreca il detergente, perché io di solito che succede? Che con la bottiglia ne metto sempre troppo. Poi mi fa una schiuma che non si leva mai dai piatti. Questo qua fate giusto così. Prendete la quantità che vi serve e poi ovviamente, insomma, sentite, scrivetemi sotto che è una cosa comoda, cioè fatemi credere, Rosa, sì, hai fatto un buon acquisto, perché sennò ci rimango male. Ecco, allora, perché c'è Alessandro subito che dice, ma compri sempre cose inutili. Non sono inutili, amore, queste sono cose molto utili, tu non puoi capire. Allora, detto questo, vedete? Sono felice. Allora, detto questo, vado a prendere. Io non so perché non mi ricordo manco che cosa ho preso io in tutto questo. Allora, questo che cos'è? Batteria. Anche questa luce solare. Allora, questa è, vi faccio vedere, anche questa pagata pochissimo, mi pare un paio di euro. Questa qui la volevo mettere qui davanti. C'ho una specie di mobiletto dove poi nel tempo mi auguro di riuscire a mettere tante piantine. Tra queste piantine volevo metterci anche questa, che come potete vedere è praticamente una lanternina che potrei mettere in realtà anche appesa, con queste lucine all'interno che io adesso scioglierò perché queste vanno sciolte, vanno messe diciamo tutte quante così. E sempre a luce solare, quindi si accende la sera praticamente. E anche questa è molto carina, cioè per abbellire un po' qua davanti, avete capito? Questo non mi ricordo che cosa, come tutte le altre cose. Io poi peraltro ho notato che a parte avere due neuroni che non funzionano diciamo all'unisono, c'è anche questo problema che ultimamente ho una memoria proprio scarsa, ma scarsa assai. Cos'era questo? Ah, il porta. Allora,
Nel bagno io non ho trovato il cosino per mettere il rotolo di carta. Allora ho mandato a prendere questo qua, questo sta sui 5 euro, no, poi con lo sconto 4,50 euro, una cosa del genere. Allora questo qua si attacca vicino alla, al bagno, c'ha questa cosa tipo adesivo, vedete, così vicino alle mattonelle del bagno. Si incastra qua dentro e ci mettete praticamente qui il rotolo, perché io non ce l'ho proprio il portarotolo, lo stiamo appoggiando sul, sui termosifoni, cioè avete capito, non è proprio una cosa. E quindi qui lo, ci metto il rotolo e qui mi piaceva perché è comodo per appoggiarci qualche altra cosina, tipo le salviettine o comunque qualcosina che voi utilizzate così nel bagno. Questo mi serviva, questa è una cosa iper utile perché veramente non, la, non c'era nel bagno. Vedete, si mette così, questa parte qua si attacca vicino alle piastrelle e si regge in questo modo qua. Per farvi capire, no? C'è l'immagine, vedete? È così. Questo serviva. Mi scusi, tanto subito non lo voglio arrecare danno di alcun tipo. Sono più scatole che roba, cioè veramente più scatole che cose. Qui vediamo, non mi ricordo raga. Allora vediamo un po'. Ah, le alzatine, ok. Allora questa qui, ricordate che avevo preso quelle di Ikea? Allora, quelle di Ikea le ho messe fuori perché sono più belle esteticamente e al di sopra ci ho messo tutte le spezie. Mi pare che ve l'ho fatte vedere nel scorso video. Adesso ho mandato a prendere, ma sono, le vedi pure abbastanza grossicelle queste qua. Allora, questa qui è sempre una mensola che io poi in qualche modo ricomporrò, è una mensolina che io volevo mettere questa qui qua nel, diciamo nel, nello studio tra virgolette, quando sistemeremo la stampante, cosa, questo qua per metterci sopra penne, portapastelle, tutte le cose che possono essere utili, così dato che la scrivania è piccola, liberando diciamo una parte da tutti gli accessori, mi rimane più spazio libero per il computer. E, perché abbiamo un banchettino qua, ma è piccolino, per cui mi devo un attimino aggiustare, devo capire come si fa. Ora non vi faccio perdere tutta la giornata perché sennò sto video diventa lunghissimo, per capire come si deve mettere a posto. Questa me la farà dopo il santo subito, vero amore? Bravo. Detto questo, la devo costruire, la devo sistemare. E poi stessa cosa, stesso principio di quello precedente, qui c'è pure un'altra colonna, non so che cos'è. Allora, stesso, non sarebbe, perché vedete che io non ho spazio qua sopra. Allora, stesso principio di prima, ho mandato a prendere sempre delle mensoline, perché io queste mensoline le trovo molto comode anche all'interno dei cassetti, ovvero i cassetti della cucina, tipo dove io ho le tazze. Non sono misura nano e non essendo misura nano, non so la mia misura, per cui che cosa ho detto? Mando a prendere altre alzatine, che però queste sono più economiche rispetto a quelle di Ikea, perché quelle le ho pagate 5 euro, queste le avrò pagate 2 euro l'una. È un'alzatina fatta così, che io metto nel mobile e mettendola nel mobile io posso mettere tipo le tazze sia sopra che sotto, cioè essendo il mobile alto, mettendo l'alzatina io riesco a riempire sia la parte sotto che la parte sopra e ci entra più roba, più roba, ci entrano più cose, perché non vado ad occupare solo la parte sotto del mobile, del, diciamo del, avete capito? Sì, avete capito. E quindi queste qua mi sono utilissime, perché io, che ripeto, sono nana, essendo che il mobile della cucina è molto alto, io sulla parte alta alta ci posso mettere cose che prendo una volta ogni mille anni, perché devo prendere la sedia per andarle a prendere. Invece sotto, se io mi organizzo bene le parti alte,
riesco comunque a tenere tutto sotto mano e mi è molto più comodo. Non funziona, non si sta mettendo. Direi. Allora, cosa volevi fare? Ah, va bene. Allora, eccola qua. È così. Quindi io questa qua la posso usare per sfruttare tutto lo spazio all'interno del mobiletto. Ne ho prese due perché poi l'altra può sempre servire. Mobili così ne ho due, che ci entra questo qua, di modo che io posso in qualche modo utilizzarle. Poi detto questo, quindi ne ho prese due. Che altro c'è qui dentro? Mi sto dando fastidio? Ha qualche problema? Ok, ansie risolte? Non so, mi dica lei. Vabbè. Comunque, il cestino, questo qua, l'ho pagato forse anche meno di un euro. È il cosino per mettere i panni sporchi. Che pure queste cose qua, per dirvi, nei normali, come abbiamo girato in questi giorni, no? Anche una cosa così ve la facevano pagare comunque sui 5 euro, cioè non è nulla sto coso, no? Io l'ho preso a nemmeno un euro su Temu, perché questo qua o lo metto nel bagno se c'è lo spazio, oppure lo metto nella stanza qua, ci metto tutti i panni dentro, io vado nella lavatrice, svuoto, facilissimo, e nulla ragazzi, queste sono tutte le cose che ho acquistato. So che ci ho messo un sacco di tempo per farvi vedere queste cose, ma è un video haul così. Guardate, sto sudando perché veramente oggi fa caldo. Si apre un po'. Aprila. Oggi fa caldissimo, ho aperto di là, ma pur fa caldo. Allora, detto questo, vi saluto. E ditemi sotto gli acquisti che secondo voi sono quelli più utili. Nessuno. Nessuno, lo sapevo. Lo sapevo che lui avrebbe detto così. Ma tanto perché? Perché poi siamo noi femmine che laviamo i piatti, che cuciniamo, facciamo tutto, no? E quindi giustamente queste cose per loro non sono utili, giusto? Va bene. Detto questo, invece no, sono cose molto utili secondo me, perché sembra, però sono quelle piccole cosine che poi ti aiutano. Detto ciò, io vi saluto. Santo subito, mi sta togliendo la luce. Mi sta oscurando, grazie. Vi saluto, vi mando un abbraccio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!